Beh, ci siamo incontrati con l'amministratore delegato della Jindal e le altre forze politiche e sindacali. Beh, la prima tensione è che l'amministratore parlava solo inglese e quindi già la prima barriera per farci capire con una traduttrice così che ha cercato di trasmettere. La seconda delusione è che non ha saputo rispondere alle domande precise fatte, del perché dello spostamento della produzione, si vedeva che si arrampicavano sugli specchi. Beh, l'unico nostro interlocutore a questo punto resta il Ministero, come ho detto, non c'era il Ministro, ma c'era un suo rappresentante. Come noi abbiamo detto, il problema è del Ministero che deve far valere queste cose. Non erano a conoscenza che quell'area, quella Treofan di Battipaglia ha 200.000 metri quadrati che ricade in zona ZES, quindi è una cosa che dovranno anche valutare, come non erano a conoscenza del protocollo d'intesa con la Regione Campania per un finanziamento di 18 milioni di euro. Insomma, ho avuto l'impressione che questo rappresentante della Jindal fosse stato mandato lì un attimino per perdere tempo. Ad ogni modo c'è l'impegno la prossima settimana di rivedersi al tavolo con tutte le domande precise, se è possibile riaprire, almeno di permettere alla Treofan Battipaglia di riprendere la produzione, visto che, come loro dicono, è una produzione che hanno spostato altrove perché avevano un'esigenza del cliente, cioè è una scusa, perché non è così, perché la Treofan lavorava e lavorava per stabilire, per rispondere alle comande precise che erano state date. Insomma, un piccolo spiraglio, ma molto molto da lavorare. Sta ora veramente al Ministero, abbiamo detto che bisogna fare una valutazione giuridica di questa manovra finanziaria e eventualmente anche, se è necessario, una denuncia all'antitrust.